Bentornati, questo è un video un po' strano perché è il primo episodio della carriera senza la carriera, anche perché io FIFA non l'ho ancora aperto, ma siamo a Milano insieme a Seppi e a Gaz, link qui sotto in descrizione, c'è anche il Masseo su che è morente e quindi non lo citiamo. Fatto sta che la carriera la inizierò molto molto presto, la prossima settimana avrete già i primi video della carriera, è ufficiale, sarà contro la SPAL. Seppi, cosa diavolo stai facendo? In questo momento ancora non ho la maglietta della SPAL, cercherò di procurarmela nel minore tempo possibile, ma nel frattempo ci sarà una partita di precampionato per vedere la squadra, i giocatori da vendere, quelli da mettere sul mercato, quelli che saranno i nostri titolari e quelli che ci condurranno alla vittoria della Champions League. Oggi, ovviamente, essendo una partita di precampionato, la SPAL andrà a confrontarsi contro una squadra molto più forte di quello che è in realtà. Quindi perfetto, è muto. E si quindi oggi SPAL Arsenal si gioca a Ferrara. Tra l'altro io ero già sull'Arsenal. Amichevoli di tutto rispetto. Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, la SPAL ospita l'Arsenal di Lacazette, mentre Allegri è un po' inquietante, ma è qui dietro di noi. Guardate la differenza di formazioni, però sì, va bene. Io non la vedo. Questo test è fatto appositamente per provare Muriello. La completezza della squadra. La completezza? L'organico in vista della carriera, per capire chi acquistare subito nella prima finestra di mercato. Guardate chi c'è nella SPAL, c'è Ciccio Mattiello che mi accompagna sempre nelle carriere. Ho messo atteggiamento difensivo perché temo tanto il reparto offensivo della SPAL, soprattutto Boriello. Queste le due formazioni ufficiali, 4-3-1-2 per la SPAL con Boriello al tenuce davanti, è una squadra un po' troppo forte da fronteggiare con troppi attaccanti. Ma noi siamo sicuri che Felipe e Okonomou sapranno difendersi bene da Sanchez, la Lacazette e Walcott. Comunque, per chi si stesse chiedendo come mai entrambi indossiamo gli occhiali da sole, la risposta è... Non c'è nessun altro. Perfetto! Che ci ha pagato Ray-Ban per fare... Ma non sono nessuno di Ray-Ban. I miei sono di Armani. Stai zitto! Ci ha pagato Ray-Ban per sponsorizzare Armani, va bene? Questa è la verità. Ci siamo, è tutto esaurito al Paolo Mazza, a Town Park di Ferrara per ospitare l'Arsenal, e l'Arsenal è venuto in macchina da Londra. L'Arsenal è venuto da Londra, ha cambiato nome, ha messo un nome inglese per sentirsi più a suo agio. Chi è il capitano che ho messo? Antenucci? Ma chi è? Non lo so, dovevo essere... Ma che curva, emozionante. Guarda Schiattarella come carico per fare gol. Schiattarella l'ho provato nel rotoglore ignorante, è fortissimo. Ma non diciamo le resie. Due gol di Lacazette in ultima partita, due gol li ha fatti la SPAL in Serie A. Ok, si parte, Boriello gioca il primo pallone, inizia la carriera con la SPAL, a Milano contro Gaz e l'Arsenal. Abbiamo qui un Luca Toselli che non ha mai giocato a FIFA. No, è che non è il mio joystick. Non è il tuo joystick. Il Nino Maraviglia in conferenza stampa ha detto di temere la SPAL. Sì, aspetta la sovrapposizione di Gordon Ramsay. No, Ramsay no, ti prego. Siamo in Italia, potrebbe essere finita. Ah, che brutta ma cosa! Ma così subito! Ma cos'è? Uno! Mi sembra un gol! A zero! Incredibile! Di chi? Il gol di... Jaloski! Wisher! Ma è tornato all'Arsenal, non gioca sì. Adesso. Grande SPAL, partiamo bene. Così. Inizia nel migliore dei modi la carriera con la SPAL, ma direi che questo test è fondamentale. Per capire anche le lacune difensive. Ma non ve l'avevamo fatto leggere il contratto? Se la SPAL fa un gol ha vinto. Vero. Ah, ok. Eccolo subito dentro per Marco Boriello che prova a tirare da lì. Perché? Perché? No. Perché? Ma raga, che cazzo è? Perché mi ha crossato ancora? Perché non sei capace neanche di cambiare i tasti. Nei commenti iniziate a suggerire a Toselli chi comprare. Eh sì, e chi vendere soprattutto, perché non so quanto budget trasferimento avremo con la SPAL. Mi sembra... 1 milione di euro. Dentro così, eccolo qua, il nostro trequartista, Federico Viviani, che la va a prendere. Eccola, la palla come per gioca. Viviani. Attenzione, il taglio, ma dentro, per Boriello, il tiro, Ciccio Boriello. Subito, occasione pericolosa per Marcolino Boriello. Attenzione, se ne va così, dentro, la palla, è già il gol della SPAL, Mirko Antenucci, sempre lui, dopo il gol promozione, il gol inamichevole contro l'Arsenal, esulta come Montella, Antenucci, come gioca la SPAL, mamma mia, calcio champagne, calcio spettacolo, 1-2, dentro, in bucata, ma Mustafi, ma vuoi bere, ma Isane nel posto di Mustafi, cosa fai? Antenucci, di punta, 1-1. Iscrivetevi da Seppi. Ma cosa c'entro? Cosa fanno? Perdono palla contro la SPAL. Attenzione, attaccano loro, i ragazzi, e se ne vanno. Se ne vanno, se ne va. Non se ne vanno più.
Cosa ha fischiato? Fuori gioco. Ma di chi? Grande. Grande. Capitano mio capitano. Capitano mio capitano. La mettono dentro. Cioè, ma hai fatto gol, non ti rendi conto. Ma cosa vuoi? Guarda. Doppietto. Oh. Mamma mia Pasquale, cosa si inventa? Ma la Lionel. Prova a girare Viviani, non ce la fa. Capitan Mora la va a riprendere. Dentro per Viviani. Poriello si prova a girare. Prova il tiro. Attenzione, ancora qua, si gira, dentro, la palla è lì, attenzione, attenzione, se ne va, così, ancora, ancora Boriello, ancora Boriello, ancora Boriello, la mette per Viviani, e c'è 2-1, e c'è 2-1, al Paolo Mazza di Ferrara, tutti in piedi ad esultare, tutti in piedi ad applaudire l'impresa, l'autogol di Ramsey, io mi tocco, toccatevi tutti, l'autogol di Ramsey vuol dire apocalisse. Cosa cazzo è successo? Lascia stare, 2-1 della SPA e vinco io, lascia stare. Ma non è un furto questo, è un furto. Inizio qui il primo tempo. Quindi? Intervista calda. Max, cosa dici? Max. Che squadra hai visto? Io non ho visto niente da qua perché non vedo niente. Negli occhi, dici. Però ho visto una grande spalla. Non ho visto niente, ma ho visto una grande spalla. Attenzione, la recupera, mi contenuci tanto cuore, la mette lì. E poi dentro la palla per Vivianone trequartista. Dentro ancora per Borio. Borio Boriello. E se fa così, e si fa così, e se ne va, e ancora Boriello. Perché sono esaltatissimo. Ci arriva Lazzari, ci arriva il motorino. Schiattarella, largo così, per Mora, dentro, attenzione, ancora Mora, che si propone, il capitano, l'uomo in più, ancora Ciccio Mora, se ne va, Mora, dentro, per Boriello. Attenzione perché questo è un gran lancio per Sanchez, attenzione, Grassi deve coprire molto bene, la palla dentro, attenzione, è partito e noi gliela diamo sulla corsa a Grassi che se ne può andare, ancora Grassi sta su con il fisico, Grassi la tiene e c'è il fallo, e c'è il fallo, e c'è la punizione per Kolasinac. Ma è Grassi, era Pasquale Schiattarella, la mette sul secondo palo, dove Boriello può fare la torre per l'uomo dietro. No, si è fatto male qualcuno. Ma dai, sono tre infortunati. Lascia stare. No, il capitano. Sono dei veri guerrieri fino alla morte. Il capitano si è fatto male. Con che forza? Tutti basta farmi rompere. Deve già acquistare tre sostituti, quindi suggerite. Vai, Wolcott! Oddio! L'ha saltato. Ancora Wolcott. Prova ad andarsene, sbaglio i tasti. La mette dentro. Che difesa, ragazzi. Che fase difensiva. Se ne va Grassi. Ancora largo per Boriello, che allunga la squadra. Marco è fiera. C'è un po' di fisico di differenza. No! Perché sbaglio i tasti? Boriello questo qua è da rosso. Questo è da rosso. Questo è da rosso. Sbaglio i tasti. Trova la scusa. È una palla che non era, che era mia addirittura. Era infame. Che senso aveva questo fallo? Suggerite sostituto per Boriello. Come usciamo in triangolazione, mamma mia che palleggio, il tiki taka che sembrava il Barcellona, dentro così, e poi ancora da Mattiello, e poi la palla larga, e poi ancora Mattiello, che se ne va, Mattiello si ferma, torna indietro, attenzione, dentro, le palle fuori gioco forse, e invece no, è buono, Alderucci, dentro così, in volo d'angelo, ma cosa vuoi fare che ti vengo lì e ti copro, oh, oddio, qua c'è un buco però, e deve tirare da lì, sì, ma no, ha fatto gol, due pari, incredibile, l'Arsenal sa anche soffrire. Mesut Ozil zittisce lo stadio all'82esimo. E volevi anche cambiarlo. All'82esimo per un rimpallo che gli finisce lì la palla. Di destro non è nemmeno il suo piede, ma va a battere l'uomo gatto che fa un salto. Cosa fa? Che fa un salto che non si capisce. Ancora Antenucci su a tre quarti e se ne va. Dentro la palla, ancora lì. Attenzione, devi seguirlo. No, devi seguirlo, la palla che va lì da Paloschi, fuori, da Grassi, prova, la cucinata! Luca Grassi la mette dentro per il 3-2 della SPAL all'88esimo, muto devi stare, la SPAL è sborrata dall'Arsenal, SPAL più forte dell'Arsenal, 3-2. L'hai bancata la SPAL. Ma stai zitto, ma guarda lì Paloschi come l'appoggia. Guarda che tiro di Grassi che la mette nell'angolino. Attacco totale. Aiuto. La mette dentro così e la SPAL allontana. Attenzione perché non c'è nessuno. Attenzione perché il rimpallo è lì. Ancora calcio d'angolo. Vai. C'è da soffrire. Tutti in the box. Anche il portiere.
La palla messa dentro, uomo gatto, fai qualcosa! No! L'uomo gatto! E la palla è ancora qua! Ed è nostra! No, è angolo! Non si vede più niente nella telecamera, siamo fuori dall'obiettivo. Dietro. E non mi interessa perché sono troppo agitato. La palla è lì, il tiro! L'uomo gatto, Lubis! Cosa ha parato? E finisce qua! No! Fuori gioco! Mare! Tienila lì, tienila lì. Tienila lì. Fai passare il tempo. Ma cosa? Fai passare il tempo e poi sparala! Dall'altra parte, dall'altra curva, tienila su, la palla lì e finisce qua! Spal batte Arsenal, 3-2, 3-2 per la Spal, almeno 3200 like per il 3-2 della Spal. Allora ragazzi, autogol di Ramos è inspiegabile. Lasciate stare, che quando le persone perdono devono invitarsi. MVP, il gatto nero, Gomis, ho battuto l'Arsenal. Io c'ero questo giorno quando l'Arsenal ha battuto. Alberto, hai detto Luca, si chiama Alberto, scusami, grazie, Luca, perdonami. Però mi piaceva Luca, era il mio nome, non lo so. Fabio, cos'è da dire a tua discolpa? Che sarà questa una grandissima carriera, quindi iscrivetevi tutti al canale di Luca Toselli, supportatelo alla grande per questo primo episodio, almeno 4.000 like se escono. Come? Se arriviamo a 4.000 like a questo episodio, domani esce subito il primo della carriera. Oh, va bene, ci sto, mi piace questa cosa. Ragazzi, grazie per essere stati insieme a noi. Questo è stato il primo episodio che volevo portare per far vedere che comunque, nonostante il poco tempo, ci proviamo. E la Spal si è comportata molto bene, guardate che doppio passo che aveva fatto qua per il gol di Mirko Antenucci. Ma che emozioni vere, subito pronti via, amichevoli, e Seppi sta dormendo. Ragazzi, passate in descrizione, tutti i link dei Brailles, lasciate un commento, scrivetemi quali giocatori andare a comprare, scrivetemi chi sono quelli che crescono di più, che diventano campioni. E noi ci vediamo con il primo episodio vero e proprio della carriera allenatore.